danno un alloggio per 18 mesi. E non ha accettato lei? No, io aspetto risposta, ma con loro più protetto. Noi siamo regolari qua, noi, io ho fatto la domanda nel 2010. Tanto... Ha fatto domanda per la casa popolare, sì, nel 2010? Dal 2010-11. Si sente più protetti da loro che non dal comune? Sì. Siamo stati sgomberati dall'ex Palazzo all'Italia, che era la nostra prima sede dove è partito il nostro progetto. Qui verranno trasferite 182 persone, perché noi abbiamo una trattativa aperta col Comune di Milano, e dove il Comune di Milano oggettivamente ci ha offerto diverse soluzioni per diverse famiglie, però fondamentalmente non sono ancora state trasferite. Siete in lista per una casa popolare? Sì, siete... ce l'hanno detto che non ce l'avete neanche la casa. Non ce l'avrete mai perché sette persone non ci sono. Una casa per sette persone? Una casa per sette persone non ci sono. E cosa si deve fare? Allora cos'è? Cosa dobbiamo fare? Ammazziamo due o tre persone, due o tre delle famiglie. E in questi giorni cosa vi hanno proposto? Ho parlato però per le famiglie piccole, le famiglie grandi, sì, nessuno. Anche per noi, però per andare in albergo, per che cosa? Per stare un mese, poi che facciamo? Noi siamo regolari qua. Noi, io ho fatto la domanda nel 2010, quando stava bene bene, voleva pagare una fittica. Tanto... Ha fatto domanda per la casa popolare, sì, nel 2010? Nel 2010-11. Come lavorava, dice no, tu se puoi pagare la fitta stai bene lì. Sì, a un certo punto sono arrivato a pagare la fitta, guarda dove sono adesso. Poi adesso ho anche un po' perso il lavoro, poi ho dovuto fare le pulizie, ho fatto tutto per contare di non rimanere senza lavoro, capito? Ci sono amici che abusivo entrano, stanno tranquilli, ci sono amici che hanno il lavoro, hanno la ditta, le danno la cassa del comune. Non ce l'ha mai avuta lei l'idea di occupare una casa? Non gli è mai venuto? Mi hanno detto, io ho paura per i miei figli, perché io con mia moglie magari ci stavo, però i miei figli poi vanno dentro. Cosa faccio con il... capito? Quanto costa farsi aprire una casa? Non ho capito. Quanto costa farsi aprire una casa? C'è qualcuno che le ha detto? Sì, mi hanno detto più prima 3-4 anni fa, quando ho fatto queste qua, poi mi hanno detto dai, volevano 3.000-4.000 euro. Noi oramai il nostro progetto va avanti da quasi 5 anni, siamo stanchi, siamo stufi di vivere in queste condizioni. Contiamo di partecipare a un bando perché vogliamo diventare legali, per poter portare avanti il progetto in maniera legale, essere riconosciuti.